Siamo stati invitati per fare un workshop di 5 giorni qui all'ISIA di Faenza e abbiamo pensato quindi di provare a portare un po' una pratica che Studio Azzurro frequenta, diciamo, dalle sue origini e che via via si è poi trasformata e sviluppata nel corso degli anni. E negli ultimi 4-5 anni ha visto un po' una riattivazione proprio attraverso la possibilità di riuscire nel giro di un tempo abbastanza breve a costruire insieme a un gruppo di studenti qualcosa di effettivamente una sorta di output che abbia già una forma. Studio Azzurro era nato a metà, verso la fine degli anni 70, cavallo 70-80, con dei componenti che già insegnavano. C'era Paolo che insegnava, Paolo Rose che insegnava al liceo artistico e Leonardo pure. Perciò questo rapporto con gli studenti, diciamo, fin dall'inizio c'è sempre stato all'interno e anche fuori dallo studio. Ed è stata una pratica che ha sempre continuato. Lo stesso Studio Azzurro è stata per tutti questi anni una sorta di scuola, perché tantissima gente, tantissimi studenti, tantissimi ragazzi sono passati da noi e si sono fatti delle esperienze all'interno dei nostri progetti e poi dopo alcuni anni hanno continuato la loro attività e insomma sono delle realtà tuttora molto importanti, sempre nell'ambito delle esperienze video che sono state maturate all'interno dello studio. Sì, forse si può dire che c'è una differenza ovviamente tra diciamo, la possibilità di essere dentro a Studio Azzurro e quindi vivere questo aspetto di bottega da dentro e invece quello che proviamo a portare fuori. E, naturalmente da dentro si ha un'esperienza che è anche molto legata a quella che è l'estetica di Studio Azzurro, quindi in qualche modo viene trasmesso anche una serie di informazioni e di sensibilità che sono state anche proprio conquistate un po' negli anni e che riguardano molto il rapporto tra il racconto video e lo spazio e tanti piccoli particolari che riguardano questi aspetti. E nel momento in cui noi usciamo invece dallo studio, cioè, diciamo, viene lasciata molta più libertà agli studenti, ai ragazzi con cui lavoriamo e si cerca di trasferire invece più una modalità di progetto, ecco. Anche per dare più spazio, Esatto, alla perché se no creatività. il nostro intervento, cioè non avrebbe senso se proponi tu delle cose e i ragazzi realizzano quello che tu pensi. Infatti questi 5 giorni che siamo stati qui con voi, abbiamo sempre cercato di limitare al massimo i nostri, proprio per dare respiro alle vostre idee, alle vostre. Forse una cosa che potrebbe essere interessante di questi laboratori, di questi workshop, potrebbe essere anche poi una sorta di discussione che si potrebbe aprire alla fine, in cui invece si confronta su questo aspetto, che è un aspetto in qualche modo più personale, tra virgolette, personale nel caso di Studio Azzurro vuol dire anche collettivo, però nel caso degli studenti invece magari è più soggettivo. E io credo che anche questo potrebbe essere un aspetto che si potrebbe prendere in considerazione come momento in cui c'è uno scambio che è più, diciamo, magari un po' più teorico. E riguarda proprio una modalità di proporre e di porgere dei contenuti nello spazio per uno spettatore, un visitatore,
Sembra più teorico, però poi ha una grande ricaduta su quelli che sono gli aspetti proprio molto tecnici anche di realizzazione. C'era l'intenzione anche di fare qualcosa di interattivo, diciamo che si sono poste un po' le premesse e poi questa parte potrebbe essere sviluppata in un momento successivo. Un momento successivo con... o da voi direttamente o con magari un nostro tutoraggio, secondo quello che succederà. Mi sembra buono.